Giustamente a qualcuno può essere accaduto di domandarsi la natura dell'essere. Solitamente è il passaggio successivo a domandarsi la natura dell'io. Ah, non te l'eri mai chiesto? Ok, allora lo facciamo oggi. C'è sempre una prima volta. Prima che tu possa travisare e interrompere questo video al primo minuto, mettiamo subito le mani avanti. Questo video e i seguenti non riguardano la filosofia, ma solo l'essere. E c'è una bella differenza, perché questo video può darti informazioni utili, nel senso che puoi metterle in pratica. In che senso? Questo. Immagina l'essere come se fosse l'habitat del tuo io. Non è una buona idea sapere se in questo habitat ci sono certe leggi, certe regole, certi pericoli, certe correnti favorevoli, certi tesori nascosti? Certo che lo è, perché è verosimile che rispettando le leggi che governano quest'habitat ne ricaverai beneficio e infrangendole invece ne avrai danno, giusto? Se sai la direzione della corrente di un fiume che attraversa quest'habitat, per esempio, e di fiumi di energia ce ne sono eppure molti nell'essere, tra parentesi, bene, se sai dove tira la corrente, preferirai nuotare nel senso della corrente. E se non sai nuotare, ti servirà sapere quanto è profondo e se ci sono punti che puoi attraversare a piedi, senza annegare. Possiamo fare un esempio diverso, quello dell'essere come di una casa dell'io. Non averla mai esplorata tutta quanta, per paura magari di trovare spettri negli armadi o fantasmi in soffitta, non è detto che sia una buona idea. Magari nell'armadio c'è un sacchetto pieno di monete d'oro che tuo nonno, precedente abitante della casa, aveva lasciato, le quali possiamo legittimamente pensare che a lui non serviranno più da morto. Semmai starà a te decidere se vuoi dividerle con gli altri nipoti, e in che proporzione, visto che quello che si è sbattuto a guardare tutti i video di questo spin-off sei stato tu. Potresti anche dividerlo in parti diseguali, oppure tenerti tutte le monete per te, visto che è del tuo karma che si parla, aspetta a te decidere. Anzi, puoi giudicare le conseguenze della scelta che fanno in tanti, magari fino ad oggi hai fatto anche tu. Quella, cioè, di non interrogarsi sulla natura dell'essere, dai risultati che hai conseguito nella tua vita. Se sono un po' scadenti, magari mancava proprio questo passaggio preliminare. Quello che nel mondo degli affari si chiama business plan è il fattore che decreta più di ogni altro le chance di successo di qualsiasi operazione di mercato. Ma esso presuppone appunto lo studio preliminare del mercato in cui mettere in atto quel business plan. Lo stesso vale per l'essere. Ora che hai messo da parte i pregiudizi, ti avviso subito che nel corso dei prossimi minuti ascolterai pronunciare parole tabù, termini greci, riferimenti a materie scolastiche che probabilmente susciteranno in te un moto di nausea, ma lo si farà proprio il minimo indispensabile, promesso, ok? Anche perché esprimere dei concetti altrui senza citare l'autore non è deontologicamente corretto. Se venisse fatto da un profeta minore, io dubiterei molto di lui. Non voglio che sia tu a dubitare di me. Devo necessariamente citarti le parole di un teologo tedesco, un certo Martin. Il teologo tedesco Martin Heidegger sosteneva questo. Alcuni dei primi pensatori furono pensatori iniziali. L'iniziale non va pensato come qualcosa che sta all'inizio, ma come qualcosa di sovratemporale, come il cosiddetto eterno. Esso non si attarda nel passato, ma precede e determina ogni cosa nuova che giunge e si dona ogni volta di nuovo a ogni epoca. Ma a differenza di quello che accadrà dopo, il pensiero dei pensatori iniziali è il pensiero dell'essere, il loro pensare è l'arretrare di fronte all'essere. I pensatori successivi vengono chiamati filosofi perché creano i loro pensieri in base ad una riflessione autonoma, mentre i pensatori iniziali pensano da sé mettendo in gioco se stessi in tale pensare. Per questo Heidegger, e non l'esiliato, dice che i pensatori iniziali sono una cosa diversa. E poi ci spiazza con questa osservazione paradossale, che tutti i pensatori successivi hanno pensato molto di più, nel senso che hanno attraversato più ambiti e livelli del pensiero, vantando una conoscenza più ricca delle cose dell'uomo, eppure tutti costoro pensano di meno rispetto ai pensatori iniziali. A chi si riferisce quando parla dei pensatori iniziali, che non vanno classificati come filosofi? A quelli definiti con la formula riduttiva di presocratici, cioè semplicemente coloro che sono venuti prima di Socrate, un po' come si dice degli anni avanti Cristo. Uno dei primi a catalogare il lavoro dei pensatori precedenti li definiva fisiologi, cioè coloro che indagavano la physis, cioè la realtà prima e fondamentale, principio e causa di tutte le cose. Di certo non erano studiosi di fisiologia come la intendiamo oggi, ma neppure di filosofia. Soltanto da Socrate in poi l'attenzione dei nostri amici pensatori si sposterà sull'uomo e inizierà la cosiddetta filosofia, ma prima no, prima c'era questa physis. Quasi tutti i libri di questi pensatori iniziali si intitolavano proprio così, la natura. Ma il termine natura è inesatto e potrebbe fuorviare, poiché per tradurre la parola greca in latino fu utilizzato il termine natura, letteralmente ciò che sta per nascere, e questo concetto però ci svia dall'oggetto dell'attenzione dei pensatori iniziali, infatti per natura si intende generalmente quell'insieme di cose che non sono state sostanzialmente modificate dall'intervento umano, o che persistono nonostante l'intervento dello stesso.
cioè la realtà dell'essere meno un pezzettino. Ma l'essere che studiavano i pensatori iniziali era invece l'essere tutto intero, anzi, la componente artificiale è indispensabile all'essere per fare una delle cose di cui va pazzo, vale a dire conoscere se stesso. Martin parla solo di tre nomi quando indica i pensatori iniziali. Questo perché altri loro contemporanei avevano saltato il passaggio iniziale e avevano esaminato altre questioni. Ma non li mette tutti e tre, sullo stesso piano. Infatti, è il nome di uno soltanto di loro che sceglie per dare il titolo a quel libro. È un napoletano dal nome strano, quello che diceva l'essere è e il non essere non è. Sì, perché il bello è che mentre tutti pensano che stia parlando di gente che abitava in Grecia, il bello è che quasi tutti i più dotati di questi pensatori iniziali e di quelli a loro contemporanei successivi abitavano in Italia. C'era una scuola vicino a Napoli, appunto. Ce ne stava un'altra a Crotone. E ci stava un fenomeno che visse vicino a Leontini, in Sicilia. Il nostro amico napoletano è rimasto ricordato per uno dei pochi frammenti sopravvissuti al passare dei millenni, che recitava appunto la frase che, ascoltata la prima volta, ti entra da un orecchio e ti esce dall'altro. Allora, diciamola una seconda volta, no? L'essere è, il non essere non è. Detta così sembra una banalità, ma se gli facessi questa osservazione, lui obietterebbe giustamente, sarà pure una banalità, ma intanto chillo che l'ha pensata per primo sono io. E se uno legge un altro libro che riporta il suo nome nel titolo, non lo trova per niente banale. Io ho provato a leggerlo ed era molto difficile, ma fidati che non era banale. Infatti, Martin sostiene che il pensiero dell'essere non ha compiuto passi avanti da allora, semmai passi indietro, perché i loro testi sono andati perduti, tranne che per pochi frammenti sopravvissuti. Ma non solo per questo motivo, il pensiero iniziale, quello che si immerge dentro l'essere, per dirla con le sue parole, non viene quasi mai ascoltato, perché alle generazioni successive il pensiero precedente diviene sempre più estraneo, al punto che, da ultimo, il distacco diventa talmente grande da suscitare il dubbio che, nelle epoche posteriori, sia ancora possibile ripensare i pensieri più antichi. Proviamo allora a ripartire da zero e pensare all'essere. Il bello è che chi non abbia mai letto una sola riga di filosofia, qui parte avvantaggiato. Ok, non cominciamo proprio da zero, partiamo dalla frase del nostro amico napoletano. L'essere è, il non essere non è. Ma che cos'è questo essere? Tutto. Perché se ci fosse qualcosa che non è l'essere, sarebbe il non essere. E questo non è possibile. Ma, al tempo suo, e forse anche oggi, tutto significa tutto ciò che è, in questo universo. Che allora sembrava l'unico esistente, come qualcuno pensa ancora oggi che sia. Perché mica tutti hanno visto il quarto episodio del White Project come hai fatto tu. Ma essere del napoletano in realtà si intendeva oltre il nostro concetto di universo. Infatti, privo della dimensione temporale che connota il nostro universo, ed era infinito, mentre il nostro universo non lo è, pur essendo privo di confini, infatti copre uno spazio finito. Avremmo scoperto del fatto che il tempo non scorre, ma esiste già tutto nel multiverso, molto più tardi. È che il multiverso, non l'universo, è infinito. Per la verità, non ci sono neppure arrivati tutti i sostenitori delle teorie del multiverso. Qualcuno di loro, anzi la maggioranza di costoro, dice che le possibili varianti di universo sono tantissime, ok, e il multiverso è costretto ad esserle tutte, ok, ma pur essendo tantissime, un numero da capogiro, impossibile da scrivere senza usare la formula tipo 10 elevato alla 500, gli universi possibili sono un certo numero. L'errore commesso è nel non includere gli universi impossibili. Infatti esistono pure quelli, e il nostro ne è una prova. Essendo governato da leggi matematiche basate su numeri complessi, cioè numeri che non esistono, perché hanno dentro la radice di meno 1, che non esiste, il nostro universo è impossibile. E sta qui a provare che il multiverso comprende anche gli universi impossibili. E dunque è infinito, come diceva il napoletano. Ma cosa possiamo specificare? Oggi che sappiamo che di universi ne esistono infiniti, contenenti tutte le possibilità, più tutte le impossibilità, per aggiungere qualcosa che il napoletano non aveva ancora specificato? Beh, forse nulla. Però possiamo appunto specificare il concetto in modo da rendercelo comprensibile. Questa è la nuova definizione che propone il White Project. L'essere è la somma di tutte queste cose qua. Primo, tutto ciò che può essere, cioè l'insieme di universi possibili, che a quanto pare non è manco un numero infinito. Secondo, tutto ciò che non può essere, l'insieme di universi impossibili, e qui facilmente siamo già nel territorio dell'infinito. Terzo, tutto ciò che può essere immaginato, tipo gli universi onirici, per citare qualcosa che già conosci. Hai presente gli universi che il tuo io crea quando sogna? Quella roba lì. Quarto, tutto ciò che non è immaginabile. Che ne dici di coniare un neologismo per definire sta cosa? Lessibile, come ti suona? Forse svia un po' perché non è intuitivo associarlo ai punti 2, 3 e 4, ma non mi è venuto in mente nulla di meglio, scusa. In inglese suonerebbe tipo The Beable. Questo spin-off si chiamerà The Beable Bible. Tuttavia, l'essere non è sempre allo stesso modo nelle sue diverse modalità di esistenza. Noi ad esempio siamo in un universo impossibile, che rispetto a quelli possibili è meno denso. Facci caso, alle proporzioni tra vuoto e pieno, a qualunque scala tu guardi. Ad esempio, in un atomo di idrogeno che hai nel mignolo della mano sinistra, se il nucleo fosse grande come una mela, la distanza a cui viene a trovarsi l'elettrone dal nucleo sarebbe pari a circa un chilometro.
Eppure prendi la nostra galassia. Se una stella fosse grande come una vespa, la galassia sarebbe paragonabile ad uno sciame di vespe, dove la distanza tra le due vespe è mediamente pari alla distanza tra Milano e Roma. Gli universi possibili probabilmente sono più densi. Tuttavia, per loro natura, devono essere privi di coscienza al loro interno, perché un io è qualcosa di impossibile, che è incompatibile con un universo possibile. Quindi questi universi sono, come potremmo dire, nuvolosi, perché nessun osservatore al loro interno fa collassare la funzione d'onda che genera una forma specifica invece di una delle infinite altre possibili. Ogni possibilità è nella loro nebulosità fluida, e questo li rende più densi, ma meno solidi. Esiste anche la possibilità che di universo possibile ne esista solo uno. Ma non ci sono delle informazioni utili che possiamo ricavare proseguendo in questo discorso, anzi, magari ci perdiamo, per cui mi fermerei qui. Gli universi immaginabili possono essere sia possibili sia impossibili, ma l'idea che mi faccio è che essi abbiano minore consistenza in quanto eterei. Sono come i mondi che ospitano i sogni o i racconti di fantascienza, esistono come frutto dell'immaginazione di ospiti di altri universi. Non è che non esistano, perché il non essere non è bla bla bla, però sono meno densi ancora del nostro, perché oltre al vuoto anche le parti piene sono eteree, appunto. Poi ci sono gli universi inimmaginabili. Qui la tentazione di pensare che non esistano, che non sono in alcun modo, è forte. Però poi ci pensi su un po', magari anche un bel po', e sei costretto ad escludere che possano non esistere, perché nessun universo che potrebbe essere, anche un inimmaginabile, può non esistere del tutto, altrimenti sarebbe un non essere, e non ci sta niente da fare. Puoi cercare di aggirare questo ostacolo quanto vuoi, ma il non essere non c'è. Quindi esistono anche loro. Come? Boh, forse un esempio potrebbe essere gli universi oltretombali, ammesso che un io in uscita da un corpo morto venga indirizzato lì. Diversamente non c'è un esempio che io possa immaginare, proprio perché sono inimmaginabili. Ma non è di questo che è utile discutere. A noi interessa cavarne un vantaggio. Ad un profeta, per quanto simpatia si possa provare per lui, alla fine si domanda comunque di darci qualcosa di concreto, altrimenti è meno utile del panettiere che ci fa il pane. Allora, se non addirittura qualcosa di molto impegnativo come la salvezza o la felicità, cose che vanno chieste ai profeti maggiori, al profeta minore si chiede perlomeno qualche informazione utile. Allora, le cose pratiche che possiamo indagare sono quelle che riguardano gli universi simili al nostro. La cosa più utile di tutte da sapere è questa. Possiamo migrare da un universo all'altro, agendo il nostro libero arbitrio, pur subendo una parziale predestinazione. O siamo impossibilitati a causa di una predestinazione totalmente inesorabile? Ma questo sarà l'argomento di un video della seconda stagione del White Project, non di questa miniserie spin-off. Nei prossimi video allora di cosa parliamo? Ecco le caratteristiche dell'essere che ci possono tornare utili da conoscere. Il pudore, la resilienza e il desiderio di conoscere se stesso. Se poi nel frattempo ce ne verranno in mente altre, le aggiungeremo.